Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. Qualche minuto e avrà inizio la finale regionale di Una ragazza per il cinema, moda e fotogenia qui da questo villaggio stupendo, villaggio La Fiesta in Agnano, e vinca la migliore. Grazie. Buonasera a tutti, siamo qui ad Agnano al villaggio La Fiesta per la finale regionale di Una ragazza per il cinema, moda e fotogenia. La finale nazionale si terrà a Crotone, siamo qui per fare delle interviste all'interno del backstage. Andiamo a sentire le ragazze, cosa ne pensano e quali sono le loro emozioni. A dopo! Contatto! Sensazioni e emozioni per questa serata? Forti emozioni come sempre, siamo qui per metterci in gioco, ma soprattutto per divertirci insieme a voi. Cinema, moda e fotogenia, quali delle tre senti più tua? Ma sicuramente queste tre categorie mi piacciono tutte, però principalmente concorro per il cinema perché sono particolarmente interessata a questa categoria, quindi a diventare un'attrice magari. Come pensi di stupire la giuria questa sera? Beh, penso di stupirla con il mio fascino, il mio sorriso, il mio portamento. Se dovessi fare una battuta, direi che devono essere ragazze tutte casa e chiesa, però attenzione al tragitto. No, questa era una battuta per dire che oltre alla bellezza, al portamento, devono avere la capacità anche della dizione, di esserci, perché nel cinema si recita, altrimenti diciamo si fa soltanto un'apparizione. Quindi unire la bellezza, il portamento, la capacità poi di fare dizione, teatro. La persona che vuole fare cinema, diciamo, deve anche studiare. Ma sicuramente una delle caratteristiche fondamentali è la bellezza. In questo caso penso che sarà molto difficile scegliere perché le ragazze sono tutte stupende, stiamo seguendo questo concorso dall'inizio, siamo finalmente alla finale regionale e questa sera c'è il meglio della regione Campania. Quindi nell'ambito di una prospettiva di sviluppo di questo concorso ritengo che la cosa andrà come deve andare, cioè benissimo per tutti. La domanda è la stessa per tutti, le tre caratteristiche, e le donne sono molto più esigenti per cui dovrai dircele, che questa sera dovranno colpirti affinché tu doni un voto a quella che sarà poi la vincitrice. Allora, la prima, la perfezione in assoluto. Scherzo, scherzo. La bellezza, la personalità, la professionalità. Bellezza, professionalità. Io aggiungerei il cuore. Il cuore come fai a vederlo? Il cuore si vede nella personalità, nelle cose, nei movimenti, nei sorrisi, negli occhi, il cuore, l'anima, la passione per un qualcosa. Questa sera assisteremo ad un flash moda ICOM che esibirà 18 rappresentativi capi di pantaloni e di capospalla. ICOM nasce dalla stretta collaborazione del noto stilista Antonio Basile, famoso ormai in tutto il mondo, e l'azienda Techno Group di Firenze, che da tempo produce e distribuisce il noto e famoso marchio Armata di Mare Donna. Altra cosa importantissima è che durante il flash moda ICOM questa sera ci saranno delle bellissime modelle che sono state appunto scelte per la serata, e tra loro probabilmente ci saranno le protagoniste del famoso calendario 2012 di Antonio Basile. Per l'appunto io andrei proprio dallo stilista Antonio Basile perché vedo che sta sfogliando il calendario della scorsa edizione. Buonasera Antonio. Qui dice? Questa sì, allora questo è il calendario della scorsa edizione Antonio Basile. E lei è la protagonista, ciao. Ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Anastasia. Allora, com'è andata questa edizione? Facci vedere la foto, oltre la copertina, la foto più significativa. E cosa... Backstage. Comunque è andato benissimo l'anno scorso, l'anno prossimo faremo il calendario 2012, no, l'anno prossimo a settembre lo faremo a Forte dei Marmi. E io penso di aver trovato già le prime tre calendarine, vediamo. Roberta. Come vi chiamate? Roberta. Ilenia. Antonio.
Anastasia. Allora, siccome che lei è stata già protagonista della scorsa edizione, insomma, non posso non chiederti come è andata, ragazza copertina, come è andato quest'anno lavorativamente? Quest'anno è andata benissimo, è comunque stata una bellissima esperienza e mi sono trovata molto bene. Quali sono le caratteristiche che dovranno colpirti per la prossima edizione, Antonio? Quali sono le caratteristiche che devono colpirti per la prossima edizione tra le modelle? L'eleganza e la semplicità, è quello che io ho sempre preferito, lo sai. Dunque in bocca al lupo per ICOM, in bocca al lupo per questo nuovo calendario 2012 e grazie perché dai sempre un'opportunità alle ragazze di tutto il mondo. Stasera faremo un piccolo flash, un piccolo assaggio di quella che sarà la collezione per l'anno prossimo. Sì, 18 capi rappresentativi, di pantalone e di capispalla. E insomma, Antonio, delle borse. Ci siamo dedicati ad un target un po' più giovanile, no? Sì, sicuramente, un'innovazione nella linea, ecco il nuovo marchio ICOM. Allora in bocca al lupo ancora. Senti, vedo una Anna, gli vogliamo dare gli auguri in diretta? Anna Fusco. Anna, vogliamo fare gli auguri in diretta. Anna, qui c'è un'invasione di campo. Ciao. E da auguri in diretta. Grazie, anche per me è un grande piacere. Buonasera a tutti. Auguri a te e parlavamo insomma di questa serata bellissima, ci sarà anche un flash moda ICOM. A te che stile di abbigliamento piace? Ti vedo elegantissima. Mi piace il sexy ma elegante, sobrio ma sexy. Sono accanto al direttore generale di El Charro e Piercarden Kids Italia. Buonasera a lei. Buonasera signora, buonasera. Questa sera siamo qui insomma per assistere ad un concorso di bellezza e dove sfileranno anche dei capi importanti, ma fondamentalmente insomma so che lei è un amico di Basile. Certo, sono più di un amico di Basile e sono venuto infatti stasera soltanto per lui perché mi incuriosisce quello che è riuscito a fare con questa nuova collezione di ICOM e siccome vengo da un settore molto particolare che è quello della moda come lei ha prima elencato, mi incuriosisce veramente vedere che cosa c'è di nuovo anche in questo mondo uomo. Allora come si può imparare a conoscere il gusto femminile soprattutto per un uomo, anche perché come sappiamo insomma ICOM per il momento è proiettato sul femminile, per cui come può un uomo soddisfare le esigenze di una donna? Beh, c'è la bravura sempre lo stilista, ha sempre una vena al 50% donna e secondo me soltanto in quel modo lui riesce a carpire quello che una donna vuole indossare, l'emozionalità che le può dare un capo indossato. Poi quando si riesce a mettere in equilibrio il costo, il contenuto di un prodotto, la comunicazione, l'immagine che uno si può dare a quel prodotto, il matrimonio è fatto e alla fine manca soltanto la distribuzione. E allora che augurio fa ad ICOM e quindi anche ad Antonio Basile? Non c'è bisogno di nessun augurio, ha le potenzialità veramente per vestire e per rendere belle tante donne italiane e sicuramente lo farà visto che comunque che come Antonio Basile ci è riuscito già in passato, è una scommessa già vinta questa. Sono accanto ad il produttore del noto marchio Armata di Mare Donna, Fabrizio Lippini, benvenuto. Ciao. Bene, allora abbiamo per tanti anni prodotto e distribuito questo famosissimo marchio che va a Aruba, potremmo dire, ma finalmente c'è una collaborazione con un'azienda campana, ICOM. Sì, abbiamo fatto questa collaborazione con Antonio Basile che ci ha dato la possibilità di portare sul mercato il suo nome legandolo a un marchio giovanile, specialmente in questo momento indirizzato alla donna, una donna molto particolare, molto che non deve chiedere, una donna che si veste di particolari e non si veste di moda. E poi vedrete la sfilata stasera sarà qualcosa di eccezionale. A cosa vi ispirate per questo marchio totalmente giovanile? Ci ispiriamo ad un look che possa essere portato dalla ragazza che dice di andare a fare la passeggiata per la piazzetta di Capri, che vuole uscire dal mare o che vuole andare anche in ufficio con lo stesso abbigliamento. E questo è molto difficile da realizzare, però ci stiamo provando. Quindi diciamo un abbigliamento da pomeriggio ma soprattutto confortevole. Un abbigliamento confortevole però che possa essere utilizzato nel pomeriggio o la sera in discoteca. L'importante è saperlo portare. Bocca al lupo per questo marchio e soprattutto insomma per questa collaborazione con Antonio Basile. Previ, grazie.